effetti quando il dottor Sparapani mi ha contattato sono rimasto un po' sorpreso, anche perché in effetti la villa che è lì a Pietra la Croce col Risorgimento non ha propriamente un collegamento diretto, perché è vero che ci abita la famiglia, ma al tempo del Risorgimento la famiglia abitava in Ancona, cioè il Palazzo Fazioli, vicino alla Chiesa del Gesù, che purtroppo è andato distrutto nel bombardamento. Però in casa abbiamo qualche ricordo, qualche cimelio che potrebbe essere interessante. Allora abbiamo stata fatta questa proposta, al quale abbiamo aderito con entusiasmo, e penso che insomma, sia anche abbastanza significativa. Non sono solo cartoline o fotografie, ma sono anche, eccetera, anche qualche reperto originale, e quindi penso che possa essere di assoluto interesse per in una ricorrenza come questa. Quindi ripeto, il ringraziamento è da parte nostra verso il Comune per averci dato questa opportunità, e anche per comunque dare un pochino di visibilità a quelli che sono stati dei protagonisti del Risorgimento proprio in questa fase, come Michele Fazioli, che è stato il primo sindaco di Ancona appena annessa al Regno d'Italia, e la moglie Anna Kumber. Michele Fazioli è il mio trisnonno, in effetti, quindi ecco dove nasce il collegamento. Quindi grazie ancora a voi, noi ce la metteremo tutta per cercare di organizzare al meglio la cosa, speriamo che il tempo ci assista, perché se piove insomma la cosa diventa meno piacevole, però speriamo vada per tutto per il meglio.